Buonasera a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati. Parliamo ancora una volta delle quote societarie del Milan, parliamo del futuro del Milan, perché dopo il nostro video di ieri, dopo i video di alcuni youtuber importanti milanisti, anche Report, che è un diciamo programma su Rai 3, affronterà lunedì 16 novembre alle ore 21:20 il mistero delle quote societarie rossonera. Infatti, secondo Report, la maggioranza del Milan non apparterrebbe al fondo Iliot, ma bensì apparterrebbe ai due finanzieri Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione, che sono due dei membri dei consiglieri del CDA rossonero. Quindi attenzione, guardate bene questo programma, 21:20 lunedì 16 novembre su canale Rai 3, e poi martedì mattina ci confronteremo insieme su quanto detto durante la puntata. Quindi, in qualche modo, tralasciando ormai il futuro Milan legato alle quote societarie, parliamo di calciomercato. Parliamo di calciomercato partendo da una notizia importante. Musacchio sarebbe rientrato in gruppo oggi, secondo giorno consecutivo di allenamenti in gruppo con la squadra, quindi sarà recuperato per la partita contro il Napoli. A Musacchio, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, un giocatore che al momento, come confermato dall'agente Marsilio Lombia, il giocatore non sarebbe ancora stato contattato dal Milan per discutere del rinnovo. Molto probabile che il Milan lasci partire il difensore argentino che ha diversi estimatori in Spagna e interesserebbe molto al Monza di Berlusconi e Gagliani in caso di promozione in Serie A. Il giocatore percepisce un ingaggio elevato, al Milan percepisce un ingaggio di 2 e 2,5 a stagione, e quindi è un giocatore che sicuramente verrà tagliato dal fondo Iliot, perché non è un titolare, perché non è un giocatore che rientra più nel progetto tecnico, progetto rossonero. Chi potrebbe subentrare invece a Musacchio, chi potrebbe prendere il posto di Musacchio, potrebbe essere Nikola Maksimović, difensore serbo, giocatore in forza al Napoli, giocatore che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 come Musacchio e interessa molto al Milan. Piace molto alla dirigenza rossonera, piace molto all'allenatore Stefano Pioli. Nikola Maksimović, che può anche ricoprire il ruolo di terzino destro, può giocare in una difesa 3, gioca bene alla difesa 4, quindi le sue caratteristiche, la sua polivalenza, la sua flessibilità piace molto ai vertici di casa Milan, e quindi il Milan potrebbe provare a strappare il giocatore al Napoli. Napoli che con il Napoli Maksimović non sta trovando l'accordo per il rinnovo, e quindi si profila un derby di mercato per Maksimović, perché interessa e non poco anche all'Inter. Inter che attraverso il suo amministratore delegato Beppe Marotta, confrontandosi col tecnico, reputa Maksimović un giocatore importante con cui poter completare il reparto. Quindi vedremo, Maksimović potrebbe essere un elemento importante in termini di esperienza, in termini anche di carisma da inserire, di personalità da inserire nello spogliatoio rossonero. Sta di fatto che comunque il Milan, ribadiamo, nel mercato di gennaio interverrà con un acquisto in difesa come difensore centrale. Se dovesse partire Musacchio, come è probabile, arriverà sicuramente un altro centrale durante il mercato estivo. Definito per quanto riguarda il capitolo difensore, definito quello che è sicuramente il futuro di Musacchio, quindi non rinnovo al Milan, parliamo di un altro rinnovo spinoso, il rinnovo di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, che il rinnovo appare veramente molto lontano, si sta profilando una cessione nel mercato di gennaio, interessa molto all'Atletico Madrid, interessa molto al Manchester United, interessa molto anche a squadre italiane, tra cui l'Inter e il Napoli. Çalhanoğlu avrebbe, secondo fonti, richiesto 7 milioni di euro attraverso il suo agente. Ci sono due teorie, ovvero che l'agente vorrebbe monetizzare durante la crisi Çalhanoğlu, che in qualche modo non è mai stata così entusiasmante, monetizzare con questo rinnovo, e quindi starebbe in qualche modo pressando il calciatore turco per fargli firmare un contratto a 7 milioni di euro e avere una commissione importante. Mentre il giocatore sarebbe in qualche modo vorrebbe restare a Milano, ma comunque non 7 milioni, ma richiederebbe comunque un consistente aumento di ingaggio. Questo è quanto ci risulta. Il Milan in questo momento può offrire a Çalhanoğlu 3 milioni e mezzo a stagione più un importanti bonus individuali e collettivi in base al raggiungimento delle performance del club. Quindi rinnovo che appare però molto molto difficile.
Un rinnovo che invece avverrà nelle prossime settimane, il rinnovo di Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma che la Raiola insieme alla famiglia avrebbe richiesto un contratto da 7 milioni e mezzo a stagione, il Milan offre 6 milioni e mezzo, molto probabilmente le parti chiuderanno a un contratto di 7 milioni di euro con ingaggio confermato anche al fratello, e quindi molto probabilmente Donnarumma Gianluigi e Donnarumma Antonio saranno anche i portieri del Milan nei prossimi anni. Si sta valutando l'inserimento di una clausola rescissoria, Raiola vorrebbe inserimento di una clausola rescissoria se non dovesse esserci la qualificazione in Champions League, mentre Gazzidis vorrebbe che il Milan non inserisca una clausola rescissoria. Però questo è un fattore che potrebbe essere in qualche modo superato se la clausola rescissoria sarà una clausola elevata, mi dicono superiore ai 50 milioni di euro. Il Milan tendenzialmente non si opporrà, perché comunque ricordiamoci che una futura cessione di Gigio Donnarumma superiore ai 50 milioni di euro sarebbe una plusvalenza netta, una plusvalenza importante, soprattutto in chiave economico, in chiave financial fair play. Però la volontà in questa volta è chiara, la volontà di Gigio e di Antonio di restare al Milan, vogliono giocare nel Milan, vogliono giocare in Champions League col Milan e vogliono alzare tanti trofei con la maglia rossonera. Il legame tra il Milan e Donnarumma è un legame molto molto forte. L'abbiamo anche verificato in questi ultimi giorni e il futuro di Gigio sarà un futuro in rossonero. La volontà di Gigio è chiara, vuole restare al Milan. Parliamo di un altro giocatore interessante, parliamo di Marcus Thuram, giocatore che il figlio di Lilian, giocatore che ha fatto la storia in Italia con la maglia di Parma e Juventus, un giocatore che piace moltissimo a Stefano Pioli, un giocatore che ha grandi simpatie per il Milan, è un giocatore di origine francese ma col papà, ma è nato a Parma, è un giocatore che quest'anno è in forza al Borussia Mönchengladbach. E il giovane attaccante classe 1997 quest'anno si è messo in grande mostra con la maglia dei tedeschi. È un giocatore che si è messo in luce sia in Bundesliga sia in Champions League, dove tra l'altro ha segnato anche un'importantissima doppietta al Real Madrid, e il ragazzo si è anche meritato quest'anno la convocazione con la maglia blues, con la maglia dei francesi e quindi la sua nazionale maggiore. È un giocatore che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, è un giocatore che ha tanti tanti estimatori in giro per l'Europa, piace molto a Barcellona, piace molto al Manchester City e piace molto alla Juventus. Però secondo la Bild, il giocatore rappresentato da Mino Raiola avrebbe simpatie importanti per il Milan, tanto che il procuratore Mino Raiola l'avrebbe proposto nei colloqui per i rinnovi di Gigio Donnarumma, di Alessio Romagnoli e di Zlatan Ibrahimovic, l'avrebbe proposto con insistenza al Milan. È un giocatore che abbiamo detto che ha già manifestato, ha già raccontato alla Gazzetta dello Sport che quando suo papà giocava alla Juve, lui non guardava la Juve ma tifava con grande affetto il Milan. E quindi Stefano Pioli lo apprezza molto per la sua duttilità, per la sua forza fisica, per la sua grande velocità, è un giocatore molto tecnico e quindi è un giocatore che sicuramente interessa ai vertici di casa Milan. Però è un giocatore che ha una valutazione molto alta, una valutazione importante, una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, e questo frena un po' la trattativa, soprattutto perché il prezzo è destinato a salire visto le sue continue e ottime prestazioni. È un giocatore che è nato a Parma quando papà Lilian giocava appunto per la squadra parmense, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona e poi è passato al Sochaux, e è un giocatore che dopo queste trafile di esperienze è passato al Borussia Mönchengladbach per una cifra intorno ai 9 milioni di euro, un giocatore che proveniva dal Wingamp, squadra francese. È un giocatore che ha un fisico importante, ha un'ottima tecnica e soprattutto le sue caratteristiche, come abbiamo detto, è una forza e progressione palla, un giocatore molto tecnico, rapidissimo, e quindi è un giocatore, un attaccante moderno che farebbe sicuramente comodo al Milan, un giocatore che potrebbe essere l'alter ego alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente è un calcio in qualche modo un calcio diverso rispetto a Ibrahimovic, ma potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto. Quindi per un Milan che nei prossimi mesi definirà forse una volta per tutte il suo futuro societario, c'è un mercato che sta in qualche modo impazzendo, con Musacchio out, con Maximovic che interessa molto, con Çalhanoğlu che in questo momento è più lontano che vicino al Milan, con un giocatore come Gigio che potrebbe e resterà molto probabilmente al Milan e rinnoverà il contratto nelle prossime settimane,
un altro giocatore francese che interessa al Milan, un giocatore veloce e dinamico dal nome Marcus Thuram. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera. Attivate le notifiche per non perdervi nessuna news del nostro magico amato Milan. Ciao a tutti e buona serata.